Ciao ragazzi, da orgogliosamente bianconero. Se mio nonno avesse avuto tre palle, sarebbe stato un flipper. Sì, perché questa giornata di campionato conferma, soprattutto tra i tifosi, questa voglia di dire che, ah, se non avessi perso quei 4 punti lì tra Empoli e Sassuolo, ah, abbiamo pareggiato anche a Venezia. Ah, se avessimo battuto ieri la Salernitana avantieri invece di fare 2-2. Ah, se avessimo battuto il Sassuolo invece di perdere in casa 2-0. Praticamente ognuno, interisti, milanisti, juventini, tutti a dire che se, ma, mai, coi se, coi ma, non si è mai fatto nulla, ma non nello sport, nella vita. Per cui ognuno si tenga i suoi mali, se li pianga. Io non piango nulla da Juventino, perché per me la giornata di ieri serve soltanto ad avvalorare la tesi di Allegri, che dice che ogni punto alla fine ha la sua importanza. Per cui anche quel punto disdegnato nel derby, tanto diciamo bistrattato, perché il derby o si vinceva o era un dramma, alla fine ti ha permesso di recuperare un punto sulla, cioè di aumentare il distacco dall'Atalanta, che adesso è a più 3, noi siamo a più 3, però l'Atalanta è una partita in meno col Torino, per cui non penso se la porti da casa. In cima, dove il discorso a noi non riguarda, che i tanti tifosi juventini facciano i conti e dicano: ah, quei punti con l'Empoli, ah, quei punti col Sassuolo, ah, quei punti col Venezia, ah, quei punti con l'Udinese, ah, quei punti di venerdì col Torino. Ma sempre quello è. I punti non ci stanno. Perché è così? Perché nello sport esiste un avversario e nello sport si può vincere e si può anche perdere. Per cui io mi tengo la mia classifica e adesso mi concentro non più sul quarto posto, che è il mio vero obiettivo, ma ci concentriamo sulla partita di domani col Villarreal, dove ovviamente, proprio per rispettare, insomma, tutte le volte che arriva l'ottavo di Champions, ci presentiamo con i soliti 2-3-4 infortunati di lusso. A questo giro ci abbiamo Dybala, ci abbiamo Chiesa. Rugani non sarà un lusso, ma quando non hai Bonucci e Chiellini diventa un lusso e non ce l'hai. Quindi la coppia centrale sarà Danilo De Ligt. Vedremo, e quindi sarà costretto di nuovo Cuadrado, credo, a giocare basso a destra, invece sarebbe potuto tornarci utile alto. Giochiamo contro una squadra solida che fa anche dell'agonismo e del contatto fisico un suo mantra. Hanno giocato, è una squadra informissima, nell'ultimo mese mi sa che le ha vinte quasi tutte, forse ne ha pareggiata una, quella con Real Madrid, le altre le ha vinte tutte e nulla. Abbiamo tutto da perdere anche questa volta perché, voglio dire, siamo onesti, il sorteggio è stato benevolo, forse lo era stato alla prima pallina ancora di più, pescando lo Sporting Lisbona, ma va bene uguale. Eravamo arrivati primi, quindi voglio dire, evitare il Paris Saint-Germain, dopodiché, e l'Atletico Madrid, dopodiché tutte le avversarie erano comunque diciamo alla portata e quindi partivi tu, Juventus, con i favori del pronostico. Vedremo se questi favori, insomma, saranno rispettati. Io dico 50 e 50 perché, insomma, quando c'è la Juve in Champions è sempre un punto interrogativo. Mettiamoci pure che questa è la prima Champions dopo 50 anni in cui non valgono i gol fuori casa, per cui si giocherà nei 180 minuti a chi segna di più. A parità di gol si andrà direttamente ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. Abbiamo il vantaggio di giocarci la seconda allo Stadium, dove speriamo si passi dal 50 al 75% e quindi almeno avere 30.000 spettatori il 16 marzo. Speriamo bene, tra qualche ora parla Max e nulla. In bocca al lupo Juventus, speriamo bene. Vi saluto, vi invito ad iscrivermi al mio canale Orgogliosamente Bianconero.
C'è anche il blog dove ieri ho scritto il mio ultimo pezzo, trovate il link in descrizione, pagina Facebook orgogliosamente Gennaro Bianconero, pagina Instagram orgogliosamente Bianconero e c'è anche il link del bar dei tifosi Channel dove parleremo stasera con i tifosi di Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus. Io faccio parte, diciamo, della schiera dei tifosi della Juventus. Affronteremo l'argomento ultima di campionato in proiezione poi alla giornata di Coppa Europea, alla settimana di Coppa Europea che si apre proprio con Villarreal Juventus. Vi saluto, vi auguro un buon inizio di settimana e ci sentiamo presto, probabilmente già stasera o domani, no, stasera no, probabilmente già domani sera o mercoledì per commentare Villarreal Juventus. Ciao ragazzi, fino alla fine, forza Juventus!